Quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di Luca 30 non avevano con
perché io vado al Padre. Parla del Signore. Questa nostra nuova domenica, questa nostra nuova celebrazione ci concede ancora una volta una bellissima pagina dell'Evangelista Giovanni, che tratta certamente dal discorso che Gesù fa quasi a conclusione della sua vita terrena e consegna ai suoi discepoli, ma che sappiamo essere realmente un messaggio profondo, quel testamento dato ai suoi apostoli in primo luogo e anche a ciascuno di noi, affinché realmente noi possiamo credere nella nostra vita con certezza e con profondità. Non solo chi è il Signore Gesù, ma soprattutto che cosa ha consegnato a noi il Signore Gesù. Mostraci il Padre, dice Filippo, a nome forse anche degli altri, a Gesù. Questa domanda, dove sei Dio? Fatti vedere. Mostrati, mostraci il tuo volto e saremo salvi, dice uno dei salmi che recitiamo, che preghiamo. Ed ancora, con tutta l'esperienza dell'Antico Testamento, nell'esperienza dell'uomo, c'è questo desiderio di vedere Dio. Di vedere Dio anche in modo particolare nei momenti di difficoltà. In questo tempo, quante volte, in quante occasioni, anche a me, in maniera più diretta o in maniera più velata, è arrivata un po' questo interrogativo: ma dov'è Dio? Ormai non si è mostrato. Dov'è? Dove è stato fino adesso? È un interrogativo profondo che passa nella vita degli uomini, passa dentro anche nella nostra vita. Un interrogativo da prendere in qualche modo sul serio, al quale cercare di rispondere. E allora non è sbagliato ripetere ancora nella nostra domenica, in questa nostra settimana, in questa nostra, in questo nostro tempo al Signore: mostraci il Padre. Quello ci basterà. Ma è anche più bello, più significativo ed anche più utile ascoltare ancora ciò che il Signore dice a Filippo, a Tommaso, quando si propone come la via, come la verità, come la vita degli uomini, ma soprattutto in quella catechesi, potremmo dire, che Gesù stesso fa parlando di se stesso, parlando del Padre, dicendo: ma come vuoi vedere il Non hai ancora capito che io e il Padre siamo una cosa sola? Che quello che io sto vivendo, ma noi dovremmo dire quello che io ho fatto, ho lasciato, ti ho insegnato, ti ho consegnato, ti permette di vedere il Padre, ti permette di conoscerlo come un Padre, e addirittura, nella pagina che abbiamo sentito, non si parla più di Dio. Parla più di Yahweh, il nome che non si può nemmeno pronunciare, ma si parla di Padre, perché il Signore Gesù è venuto a rivelare nella pienezza il volto del Padre, un Padre che ha un amore così grande per i figli che dona tutto se stesso e che non li abbandona, come il buon pastore della scorsa domenica, ma che continuamente rimane a favore e per il bene del popolo. Lo fa innanzitutto rivelando i suoi sentimenti più profondi, che direbbe ancora Giovanni, che nessuno vada perduto, ma che tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E questo è il volto del Padre, il Padre amorevole che in Gesù, con il dono dello Spirito che ci prepariamo a ricevere, quando vengono le prossime solennità, ci permette di dire che il Padre si è rivelato anche a noi e che ha dato a noi gli strumenti per vederlo, per sperimentarlo, per metterlo in pratica, non tanto i suoi insegnamenti, ma i suoi atteggiamenti. Il Vangelo si conclude proprio dicendo che chi vede il Padre è nel Padre e nel Figlio e compirà le sue stesse opere. A partire dall'ascolto della sua parola. Oggi
l'opera della comunità è presente nella celebrazione la rappresentanza di coloro che con assiduità si trovano, si ingegnano anche in questi tempi, in questi momenti, per condividere un momento sulla parola. Più volte lo abbiamo ricordato in centro l'ascolto del Vangelo, la catechesi sulla parola, che nella nostra comunità prosegue. È un'occasione molto importante per l'inizio, proprio perché ci permette di conoscere il volto del Signore, la sua parola, quindi di conoscere anche Dio. E ci permette addirittura di compiere quei due messaggi fondamentali sconvolgenti che ci sono consegnati dalla seconda lettura, la lettera di Pietro, e dalla prima lettura, quella degli Atti degli Apostoli. In questo tempo mi sembra addirittura ancora più particolare, più detta a me come sacerdote, ma detta anche a ciascuno di noi, in un momento nel quale siamo chiamati in qualche modo a ricostruire la nostra comunità. Abbiamo avuto un po' un momento di dispersione, non per una persecuzione, ma per questa condizione. Saremo chiamati tra qualche settimana, non la prossima domenica, ma l'altra, a cominciare a riunirci, quantomeno nelle celebrazioni. Dobbiamo prepararci, non tanto alla concretezza, ma dobbiamo rimuovere dentro di noi, anzitutto, che noi tutti siamo pietre che costruiscono questa comunità. La comunità di bellezza di Gioenza, la comunità che deve trasmettere l'immagine del Signore. Questa mattina, tra i vari commenti che ho ricercato, ho trovato un video molto interessante, un video commento di un frate cappuccino che ad un certo punto ha voluto lanciarsi dicendo, e lo ripeto naturalmente tutto, c'è che chiesa stiamo costruendo? Una chiesa barocca, tutta piena di fronzoli, ma che fosse poco attrattiva, una chiesa romanica, lineare, con le sue linee, però un po' fredda, una chiesa gotica, tutta propensa all'infinito, tutta spirituale, ma poco attenta ai bisogni comuni, oppure una chiesa moderna, che diceva, fatta di cemento armato, rigida, che non si muove. E poi diceva in realtà, se noi pensiamo di dover essere ciascuno di noi delle pietre che costruiscono la Chiesa, dobbiamo rispondere a questo interrogativo, ma il Signore come ha costruito la sua comunità? Come mi ha mostrato il volto del Padre? E io come divento il volto del Padre e delle altre persone? Gli altri che mi vedono, come singolo, come comunità, come chiesa, come mi vedo? Come stiamo costruendo a partire dalla parola di Dio questa comunità che è il luogo nel quale il Padre muore, nel quale il Padre si rivela? Il consiglio è quello davvero di ritornare alla pagina degli Atti degli Apostoli e colgo solo due aspetti che sono gli aspetti fondamentali. Il primo è ribadire che la Chiesa, scusate, la comunità, nasce dalla parola. Nasce dall'ascolto della parola e nasce dalla condivisione dei servizi. Gli apostoli si preoccupano di essere i portatori della parola, ai diaconi viene data la possibilità di servire. Ma è per tutti, perché noi tutti che abbiamo ricevuto il battesimo e siamo entrati a far parte, come abbiamo pregato nella colletta iniziale, come abbiamo sentito nella lettera di Pietro, siamo diventati la nazione santa, un popolo eletto, sacerdoti. Noi tutti abbiamo il sacerdozio battesimale, che ci viene dato dal battesimo, dal dono di grazia, dalla presenza del volto del Padre, che ci permette di essere dice non la teologia, ma la realtà della nostra vita. Noi tutti siamo chiamati a partire dalla parola e dalla vita di comunione e di servizio.
in Gesù si è rivelato e che nella forza e nella presenza dello Spirito Santo ancora una volta si rende presente, non solo in questa Eucaristia, ma nella nostra vita, ogni volta da lì, chiedendo al Signore mostrati, abbiamo il coraggio e la determinazione di dire sì Signore, ti ho incontrato, ti vedo, ti sperimento, perché riempi la mia vita di quel bene, di quel bello, di quel buono che Dio stesso ha voluto, donando tutto se stesso per me e per la nostra salute. Il simbolo degli apostoli, come prevede la liturgia di questo tempo, rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nato della Maria Vergine, nacque sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli, sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno, preghiamo il Padre, perché ci renda degni dei suoi doni e dei suoi benefici, scendo insieme, aumenta la nostra fede, o Padre. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per la Chiesa, perché crescendo nell'amore di Dio, sappia annunciare a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, Padre. Per coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, perché lavorino per la pace e il bene dei popoli, nella sincera ricerca della giustizia e nella evangelica lotta contro le seduzioni del mondo. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, Padre. Per i credenti in Cristo, perché riconoscano in Lui l'unico rivelatore del Padre, non si arrendano alle lusinghe del diavolo e, liberi da ogni paura, professino con coraggio la loro fede. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che sono nel lutto per la perdita di un parente o un amico, perché possano trovare sollievo nell'ascolto delle parole del che annuncia speranza, consolazione e pace. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, Padre. Per tutte le mamme, perché trovino in Maria, Madre di Gesù, il modello per apprendere ad accogliere, educare, guidare e accompagnare i loro figli sulle strade della vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede.
Thank you.
rinnovarci insieme e godere per sempre della tua gloria. Cristo nostro Signore, per mezzo del quale quindi con il mondo unite. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre potente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i e i singoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito che ci permette di sentirci figli del Padre e il cuore di questo Spirito ancora diciamo insieme Padre che sono che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre. Dal peccato e sicuri da ogni tormento, e l'attesa di secondo che la vera speranza venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo chiede per noi vostro e vi lascia la pace e la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona la libertà e pace secondo la tua volontà, che vivere nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi.
capacità di vivere questa esperienza, ma tenendo però già ben presente che in primo luogo ci sono delle regole di buona convivenza civile che sono finalizzate al contenimento della diffusione del virus. Prima c'è questo, poi c'è la celebrazione eucaristica e quindi vi chiedo fin da subito, perché sui consigli che ci sono stati dati, di mettere nella testa grandi e piccoli che ci saranno delle regole che devono essere rispettate, non solo qualcosa che ha definito un gabinetto o che è quello che viene fissato, altrimenti davvero rischiamo di finire come sui bambini che hanno fatto arrabbiare il sindaco di Milano, ma questo è proprio così, perché è per la sicurezza di tutti, di chi viene, di chi passa, di chi continua a avere questa strada. Quindi per questa settimana ci sarà ancora la celebrazione della Santa Messa a porte chiuse e alle ore 21 la recita del Rosario che sarà proiettata, diffusa, pubblicata per un suo profilo Facebook e quindi tutte le sere, tranne venerdì sera quando vi chiedo e tutti ci collegheremo sul canale YouTube della Diocesi per seguire la recita del Santo Rosario presieduta da Monsignor Vescovo nei vari vicariati. Quindi abbiamo l'occasione di vederci almeno una sera alla settimana in preghiera con tutta la diocesi. Domenica prossima poi celebreremo la Santa Messa per l'ultima volta a porte chiuse e sarà presente non solo simbolicamente ma anche come segno davvero di comunione l'amministrazione comunale che vivrà quest'ultima messa a porte chiuse, speriamo per sempre, solo per un periodo. E quindi questo davvero diventa un'occasione di grazia. Sosteniamoci con la preghiera, continuiamo a rimanere vicini alla parola e diciamo diamo a tutti noi, accanto, come diceva, il desiderio di riprendere la celebrazione, anche la capacità di rinnovarci un po', anche nel profondo e anche nell'esteriorità del nostro vivere le celebrazioni. Chiediamo al Signore la benedizione su di noi e su tutta la nostra comunità. Il Signore sia con noi.